L'Abruzzo vanta una lunga tradizione nella produzione di birra artigianale e la regione ha deciso di valorizzare e promuovere un settore molto vivace e di alta qualità del territorio. Al via il primo Festival delle Birre d'Abruzzo il 10 e l'11 novembre al padiglione Beci del Porto Turistico, organizzato dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10 di venerdì 10 novembre. Dal 2015 ad oggi c'è stato un aumento del 104% in Italia sia dei birrifici che della produzione della birra agricola artigianale, e quindi l'Abruzzo, con questa legge del 2021 approvata dal Consiglio regionale che ho portato io in discussione, quindi come primo firmatario, ci mette alla pari con altre regioni, con Lazio, con la Lombardia. È una legge che promuove l'attività dei birrifici agricoli artigianali e che all'interno del testo normativo prevede anche la realizzazione di questo evento, che è appunto una fiera annuale dedicata agli esperti del settore e quindi ai birrifici abruzzesi. Quindi partiamo da Pescara e poi chiaramente nei prossimi anni questa manifestazione sarà itinerante e quindi raggiungerà tutti i territori abruzzesi e tutte le quattro province, quindi siamo contenti di partire qui e di dare spazio a un importante settore che dimostra veramente un grande fermento da un po' di anni a questa parte, che ci pone come Italia anche al nono posto in Europa come produttori, in grande crescita. Nel corso dell'evento ci sarà la consegna delle targhe di partecipazione ai birrifici che hanno aderito all'iniziativa e la sorpresa realizzata dagli studenti dell'Istituto Alberghiero De Cieco, che creeranno un piatto a base di birra, cibo, musica, ma anche convegni e masterclass con chef come Anita Iannacci e Federico È Anzellotti. importante questo, diciamo, settore e la valorizzazione, diciamo, dei birrifici e anche delle birre artigianali, perché l'Abruzzo si sta caratterizzando proprio anche per questo tipo di produzione. Pertanto siamo fiduciosi anche come azienda regionale delle attività produttive. Ci siamo buttati insieme alla regione in questa avventura e io ritengo che i risultati arriveranno presto.